Benvenuti in casa Cassandra. Allora, oggi siamo qui con un video richiesto da Little Rasta che appunto mi chiedeva se potevo farvi vedere come faccio io i cioccolatini. Allora, piccola premessa. Voi come ben sapete dal tag La Cucina Secondo Me che vi lascio giù qui nell'info box, vi avevo detto che io a cucinare dolci non sono molto, molto brava, però ho trovato questa ricetta, non mi ricordo dove, in giro sul web comunque, dove ci vogliono semplicemente due ingredienti. Il primo sono queste mandorle senza guscio che io ho precedentemente triturato e conservato in questo barattolino. Giù nell'info naturalmente trovate la quantità esatta sia per le mandorle che per il cioccolato. E poi il cioccolato della Nestlé. Io ho preso questo perché sono sicura al 100% che è senza glutine e poi perché ce ne servono 150 grammi. Questo è un cioccolato al latte, quindi è una cosa molto semplice. Bastano semplicemente questi due ingredienti. Adesso vi faccio vedere cosa dovete fare per replicare questa ricetta. Allora, io mi sono già messa all'opera nel triturare il cioccolato. Più finemente riuscite a triturarlo e meglio sarà quando poi lo mettiamo a bagnomaria. Una volta triturato tutto il cioccolato andiamo a pesare le mandorle. Io le mandorle le ho trovate al Lidl già sgusciate. Ok, ce ne serviranno un 40 grammi. Mettiamo adesso a bagnomaria il cioccolato precedentemente triturato. E aspettiamo che si sciolga. Avendolo già abbastanza triturato, l'operazione ci verrà molto ma molto più semplice. Io poi mi vado aiutando con questa paletta e pian pianino vado mescolando. Come potete notare, il cioccolato pian piano si va sciogliendo. Di solito in tutte le ricette dei cioccolati si scioglie il cioccolato con il burro, ma noi in questo caso vogliamo renderlo il più semplice possibile. Ho notato l'altra volta che l'ho fatto che pur non mettendo il burro si scioglie comunque molto bene. Vedete, già è una bella crema. Il cioccolato si è sciolto in maniera perfetta e noi andiamo versando le nocciole a poco, le mandorle a poco, sempre tenendo il fuoco acceso, andiamo a incorporare il tutto. Le mandorle così triturate diventano una specie di farina, come potete vedere, e questo servirà appunto ad addensare meglio i cioccolatini. Io ho scelto di farne 40 grammi perché mi piace più così, però se voi amate più questo effetto granuloso appunto del cioccolato potete aggiungerne anche 10 grammi in più, però io penso che 40 grammi siano più che sufficienti. Aiuto con un cucchiaino in modo tale da facilitare.
lascio raffreddare e poi metto in frigo. Io solitamente quando li faccio li lascio in frigo tutta, di solito li preparo tipo di pomeriggio tardi, quindi poi li lascio tutta la notte a solidificarsi bene in frigo, ma 2 ore vanno più che bene. Passate le 2 ore, i cioccolatini si possono uscire da queste formine in silicone. Questa è la parte che odio di più, perché non sono mai brava a pulire bene i bordi. Vabbè, non è che siamo chef professionisti. Comunque, come avete visto, è davvero una sciocchezza prepararli. E vi lascerò la foto dei cioccolatini già pronti. E spero comunque di essere stata d'aiuto a chi mi ha richiesto questo video, o comunque a chiunque in generale. Se riesco a farli io, potete farli anche voi, fidatevi. Come avete visto, è semplicissima, non ci vuole assolutamente nulla. L'unica cosa che impiega più tempo è il fatto che il cioccolato deve stare abbastanza in frigo. C'è scritto nella ricetta 2 ore, però se voi lo lasciate tutta la sera, l'indomani togliete le formine in silicone, vi renderete conto che i cioccolatini sono in perfetto stato. Poi potete conservarli, come faccio io, nel frigo. Io li tengo in un contenitore ermetico, ma durano pochissimo, perché io l'altro giorno ne ho fatti una ventina e sono durati tra casa mia e casa dei miei 1-2 giorni. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere un pollice in su, iscrivetevi naturalmente al canale e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Piccola anticipazione, sarà un DIY sul Natale. Alla prossima!